Ciao cara, come stai? Sei pronta a fare un po' di mobilità? Oggi andremo a fare qualche piccolo esercizietto ideale da fare tutti i giorni per sentirti più sciolta, più libera e più in armonia con il tuo corpo. Quindi preparati a quattro zampe. Senti le mani ben aperte, il peso che poggia sulla base del palmo della mano, sul pollice, l'indice e il mignolo di ogni mano. I gomiti sono ben distesi, non iperestesi. La colonna vertebrale crea una lunga linea dalla nuca fino all'osso sacro. Le ginocchia sono leggermente divaricate. Fai una profonda inspirazione. Ed espirando esegui l'allungamento del gatto, arrotondandoti dal bacino e vertebra dopo vertebra, arrotonda tutta la tua colonna vertebrale fino a guardare oltre le tue gambe. Inspirando sempre dal bacino, una vertebra dopo l'altra, vai a inarcarti aprendo bene il torace e lo sguardo davanti a te. Espira dal bacino, risucchia il centro del corpo, sguardo oltre le cosce, spingi lontano il pavimento con le ginocchia e con le mani. Inspirando, allungati in direzione opposta. Espira, stiracchiati per bene. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Ed inspirando torni con la schiena dritta. Per il prossimo esercizio ti faccio vedere due varianti che puoi eseguire. La prima è la variante un pochettino più complessa. Posizionati in plank. Senti i talloni che spingono verso terra e per tre volte molleggia coi talloni in questo modo per allungare i polpacci. 3, 2, 1, inspira, vai in mezza punta. Espira, 3, 2, 1, inspira, vai in mezza punta. Una piccola accortezza, se fai questa variante, assicurati che il tuo sedere non cada verso il pavimento o non spinga verso l'alto. Una variante invece un pochino più semplice, se non te la senti di eseguire questo movimento o sai che il tuo corpo ancora non è pronto, eseguila con un ginocchio ben appoggiato a terra, come se fosse a quattro zampe, e l'altra gamba distesa. E farai 5 ripetizioni di fila per ogni gamba. Espira 3, 2, 1, inspira mezza punta. Ok, ora scegli la variante più adatta a te, io farò quella più complessa e siamo pronti, corpo ben sostenuto, inspira e molleggia per 3, 2, 1, inspira in mezza punta. Espira 3, 2, 1, inspira in mezza punta. Espira 3, 2, 1, inspira. Espira 3. 2, 1, inspira, piccola pausa, se sei con le ginocchia a terra cambia la gamba e ripreparati inspirando. Si ricomincia, 3, 2, 1, inspira, espira, 3, 2, 1, inspira, espira, 3, 2, 1, mezza punta. Gli ultimi due, 3, 2, 1, inspira. Espira 3, 2, 1, inspira. Ed ora appoggia le ginocchia a terra, resta a quattro zampe e ruota le dita delle mani verso di te con i polsi che guardano in avanti. Da questa posizione comincia a scivolare avanti e indietro con il tuo busto, sempre a ritmo del tuo respiro, cercando di arrivare indietro fin dove i tuoi polsi restano incollati a terra. Non deve essere un eccessivo stretch, sempre. Cerca sempre l'armonia, la piacevolezza, cerca sempre di sentire qual è il limite massimo entro cui puoi muoverti senza arrivare a stressare i tuoi polsi. Ovviamente le spalle sono indietro e la schiena è ben dritta e il centro si attiva ad ogni espirazione. Un'ultima volta avanti e indietro, poi torni in centro col peso e ruoti nuovamente le dita delle mani in avanti. Poi
Porta il tuo piede destro tra le mani e vai ad eseguire un affondo con la gamba sinistra che spinge dietro di te. Ricordati il polpaccio perpendicolare al materassino, quindi attenzione a non avere il ginocchio destro troppo avanti o troppo indietro rispetto al piede destro, tallone destro ben attaccato a terra. Da questa posizione comincia a molleggiare cercando di sentire che l'inguine si sta liberando dalle tensioni in eccesso. La schiena è sempre ben lunga. Lascia che il bacino cerchi il materassino mentre la testa si allunga lontano, come se volessimo staccare queste due parti del corpo. Ed ora fermati in centro col peso e col bacino inizia a disegnare dei vortici per massaggiare e allungare ancora di più la zona delle anche. Ed ora fermati e appoggia il ginocchio sinistro a terra, rilassa il piede sinistro, distendi la tua gamba destra con il piede a martello e allungati in avanti fin dove riesci a mantenere la schiena più dritta possibile e le anche ben flesse. Respira profondamente, lascia i gomiti rilassati, le spalle basse, le scapole che spingono verso i glutei e ricordati di allungarti leggermente di più ogni volta che espiri e di mantenere l'allungamento che hai guadagnato quando inspiri. Diamo un po' di trega alle nostre anche e andiamo a sdraiarci a pancia in giù prima di passare all'altro lato. Ci mettiamo nella posizione della sfinge per un livello di base. Se invece te la senti, premi bene le mani nel materassino e vai nella posizione del cobra per stretchare bene gli addominali e sciogliere tutta l'articolazione della colonna vertebrale. Ricordati di spingere i gomiti in dentro, ruotali in dentro, non lasciarli spingere in fuori o evita di iperestenderli. Ricordati di avere invece il torace super aperto. Lo sguardo davanti a te, come se tu dovessi guardare con fierezza un pubblico. E usa il tuo respiro per allungarti sempre di più, provando a immaginare l'energia che scorre nel tuo corpo. Ad ogni respiro, la tua energia vitale si fa sempre più spazio, diventa sempre più facile per lei scorrere all'interno dei canali che attraversano il tuo corpo e distribuirsi in maniera equilibrata. E poi rilassa e rannicchiati nella posizione del bambino. Ed ora, piede sinistro avanti, piede destro dietro, cominciamo a fare anche qui l'affondo. Prima di tutto ovviamente assicurati che gli allineamenti del corpo siano chiari e precisi. Ovviamente sai che il principio della precisione e della consapevolezza di quello che fai è fondamentale per ottenere un buon risultato, efficace, e per far lavorare il tuo corpo in maniera efficiente. Inizia a molleggiare. L'ultima volta e poi comincia a disegnare i vortici con il tuo bacino. Ogni tanto cambia anche il verso.
e stop. Ed ora ginocchio destro a terra, distendi la gamba sinistra, piede a martello e flettiti in avanti. Tira, 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 tira. Ovviamente se fai fatica a eseguire questo esercizio perché magari non riesci a fletterti bene in avanti, le mani non ti arrivano a terra, puoi utilizzare dei libri sotto le tue mani oppure delle mattonelle da yoga, ti lascio il link qua sotto per poter dare un'occhiata. E possono davvero fare la differenza, quindi valuta, nel caso ti renda conto che la tua scioltezza deve ancora migliorare, di acquistarle perché davvero davvero ti possono aiutare. Ok, da qui quattro zampe, andiamo in plank e buttando fuori l'aria saliamo nel canatese in su, in giù, camminiamo sul posto e allunghiamo ancora di più la nostra colonna vertebrale, sfruttiamo il palmo delle mani per spingerci sempre più indietro, per sentire i talloni che affondano ancora di più nel materassino mentre l'osso sacro spinge verso l'alto. Lascia il flusso del respiro costante, cerca di fare focus sui sei principi del Pilates: respiro, centro, controllo, concentrazione, fluidità e precisione in ogni singolo gesto. Poi ritorna inspirando a quattro zampe ed espirando ricomincia l'allungamento del gatto, come abbiamo fatto all'inizio. Espirandoti arrotondi, inspirandoti in archi. Probabilmente la sensibilità del tuo corpo sarà aumentata e riuscirai ad avere una maggiore consapevolezza di quello che stai facendo. Torna con la schiena dritta. Ora, rimanendo sempre a quattro zampe, disegneremo delle circonduzioni con la nostra cassa toracica, quindi spingiamola verso l'alto come nell'allungamento del gatto, poi spostiamola da un lato, per esempio verso destra, la facciamo scendere verso il basso e poi a sinistra. Se fai fatica a condurre questo movimento, il mio suggerimento è quello di visualizzare che la tua cassa toracica sia incastrata all'interno di un anello e tu debba andare a toccare tutto il diametro di questo anello. Ad ogni ripetizione cambi poi il verso. Se anche questa visualizzazione è troppo difficile, immagina di disegnare una croce toccando i vari punti di questa croce con la tua cassa toracica, dietro di te, lateralmente, in giù e dall'altro lato ancora. Ricordati ogni tanto di alternare la direzione dei cerchi. Lascia andare la testa, lascia andare il bacino, non concentrati su quello che devono fare loro, concentrati solo ed esclusivamente sul tenere le braccia più tese che puoi e sul muovere in maniera morbida e fluida la tua cassa toracica. All'inizio, se non sei abituata a questo genere di movimenti, potrà sembrare difficilissimo. Man mano che prosegui con l'esperienza, aumenterà anche la scioltezza e l'elasticità dei muscoli di questa parte del corpo e quindi risulterà anche più semplice rifarlo qualora capitasse nuovamente in futuro. Ritorni poi in centro ed espirando di nuovo cane testa in giù. Piega entrambe le ginocchia inspirando ed espirando solleva la tua gamba destra verso il cielo. Se te la senti inspirando, distendi entrambe le gambe, allungale ancora di più. Espirando scendi con la gamba destra. Inspirando piega le ginocchia. Espira solleva la sinistra. Inspira, se te la senti, distendi entrambe le gambe, altrimenti mantieni la posizione.
Espira, scendi. Inspira, piega. Espira, stacca la destra. Inspira, distendi un po' di più. Espira, scendi. Ultima volta. Inspira, piega. Espira, solleva la sinistra. Inspira, distendi un po' di più. Espira, scendi. Ed ora vai a sederti. Metti i piedi a contatto, le gambe disegnano un rombo. E cercando di non tirare con le mani, ma lasciando che la gravità agisca su di te, abbassa la testa in direzione dei piedi. Se riesci, toccali, se la flessibilità te lo consente, altrimenti semplicemente resta. Anche qui, se fai fatica a fare questo movimento, posizionati la mattonella o dei cuscini sotto i tuoi glutei. Ti aiuteranno a fletterti con maggiore facilità. Le mani le lasci alle caviglie, le ginocchia sono morbide e rilassate. Respira nella zona lombare e nelle anche, in modo tale da liberare ogni tensione in questa parte del corpo, nella parte centrale del tuo corpo. Ed ora ritorna su, divarica le gambe più che puoi, come se volessi andare ad eseguire una spaccata centrale. E flettiti verso destra, facendo attenzione a non ruotare la cassa toracica in direzione del pavimento. Lascia il petto aperto davanti a te. Le spalle sono basse, il collo è allungato. E poi torna in centro e vai dall'altra parte. Ricordati l'attivazione della powerhouse ogni volta che espiri. Inspirando ritorna in centro. Chiudi le gambe scuotendole. E sdraiati piano piano a terra con un roll down. Metti le gambe a ranetta. Solleva la tua gamba destra con il piede a martello e afferra l'interno della pianta del piede destro con la tua mano. Il braccio resta all'interno della gamba. Piano piano, con molta dolcezza, stendi lateralmente la tua gamba destra, arriva ovviamente fin dove questa scioltezza te lo consente. Se fai molta fatica, ti suggerisco di avvolgere il tuo piede in un salviettone, in un telo da mare, o se ce l'hai, un elastico da Pilates o una cinghia di yoga, in modo tale da non sentirti incriccata, ma da consentire alla tua gamba di allungarsi, e piano piano potrai avvicinarla sempre di più fino a riuscire ad eseguire questo movimento solamente con l'aiuto della tua mano. Il bacino è ben ancorato a terra, così come le spalle. Ritorna e fai la stessa cosa dall'altro lato. Ancora per 5, 4, 3, 2, 1. Ritorna, girati lateralmente e vai a sederti. Abbiamo concluso questa sessione da 20 minuti di flessibilità. Non resta che salutarci con i 3 respiri finali. Inspira. Espira. Inspira. Espira.
Inspira. Espira. Io ti ringrazio, ti ricordo di farmi sapere con un commento qua sotto al video come è andata. Se hai dei dubbi non esitare a chiedermeli per risolverli e ricordati di accedere al gruppo Facebook per le pillole settimanali. Alla prossima!